Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, io vi avevo già accennato che in definitiva appena ci fosse stata novità vi avrei aggiornato. E le novità ci sono ragazzi. Allora siamo alla conclusione, siamo alla stretta, siamo diciamo così all'ultimo sprint e poi siamo al traguardo. E ci sono gli ultimi dettagli da definire, quindi per quanto riguarda l'uscita di scena di Ricci Paletti e quindi poi insomma è definita. Allora facciamo un po' diciamo un riassunto. I conti sono stati già dal 1° dicembre, che all'inizio dicembre, che i conti vengono vagliati da una società KPMG, che è la società la più grossa società al mondo di revisione di conti, e quindi i nostri conti sono a posto, anzi siamo in attivo, perché comunque nel pacchetto ci sono anche, c'è anche il valore intrinseco dei giocatori, quindi e questo è. E quindi niente, questo grosso imprenditore russo-americano con passaporto inglese, diciamo così, è ormai insomma sta per acquistare il 75% delle quote del Pisa Sporting Club. E niente, il quarto uomo più ricco al mondo, quindi voglio dire, meglio di così io penso che non si potesse capitare, anche perché insomma le vicissitudini del Pisa, ragazzi, in ultima analisi con i Petroni noi siamo stati veramente, da dopo Romeo, presi d'assalto dai peggior banditi, diciamo così, che girano insomma nel ramo. Quindi noi ci ha salvato, io sarò sempre grato ai Corrado in primis, se mi rimarrà, e poi a Ricci e a Paletti, non dimentichiamo, perché insomma voglio dire, ci hanno preso per mano, hanno salvato questa società, l'hanno portata, ragazzi, in Serie B con tutti gli onori che si possa insomma immaginare, voglio dire, poi sotto gli occhi di tutti. Quindi un grazie comunque, anche se giustamente usciranno di scena i Cipolletti, io sarò sempre grato per aver portato la nostra società a questi livelli. E chiaramente un grazie di cuore, ma non finirò mai di ringraziare, chiaramente, i Corrado. Bene, detto questo, anche lo stadio a questo punto si può dire che sarà finalmente realizzato, e anche qui finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. E io credo che, diciamo così, questa è solo un'infarinatura, ragazzi, poi faremo delle live io, Matteo, insomma spiegheremo poi per bene, per filo e per segno, e io spero, mi auguro di avere qua in trasmissione, ma io credo di sì, quando sarà finita la vicenda, quando sarà finito il calcio mercato, io ce la chiamerò diciamo così a rapporto tra virgolette, sicuramente Andrea Chiavacci e Michele Bufalino, insomma i maggiori rappresentanti di calcio del Pisa sul Tirreno e sulla nazione. E niente, poi che dire più, io non voglio insomma tirare avanti, insomma l'unica cosa, visto, cioè l'ho svincolato Marzura, che verrà tra noi, anche perché avete visto Masucci purtroppo ne avrà fino a fine campionato, e quindi l'idea Marzura non dispiace si dovrà diciamo così disintossicare, ma insomma alla fine siamo contenti insomma di averlo tra le file del Pisa alla fine. E niente ragazzi, io per questo video penso di aver detto tutto per ora, e non ripeto, non mi voglio entrare oltre, tanto che voglio dire le cose le sappiamo, però ecco diciamo così, io credo che tra una settimanetta, massimo due, sarà definita, sarà firmata e sarà
certa la cosa. Ecco, ora siamo agli ultimi dettagli, quindi ripeto, non ci dovrebbero essere, insomma, esploit di sorta, insomma, oramai siamo alla fine e quindi noi possiamo dire finalmente che il Pisa, insomma, avrà il suo stadio e avrà, insomma, ne vedremo delle belle al calciomercato di giugno. Io credo che ne vedremo delle belle. Beh, detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Grazie ragazzi, alla prossima.